Bella a tutti i burloni, sono Mance, benvenuti in questo terzo episodio della Kerenchi Challenge, ragazzi. Oggi siamo qui per completare i livelli facili, però ragazzi, qua c'è un però grandissimo. Si è concluso con i livelli che sembravano veramente difficili. Quindi ragazzi, supportate questa serie con un bel mi piace, supereremo 1724 e mi raccomando ragazzi, perché settimana prossima usciranno i livelli difficili e lì ragazzi ci sarà veramente da ridere. Vi lascio all'intro, bella. E bene ragazzi, dai, prossimo livello, Woolly Mess. Woolly Mess. Quindi il casino di lana. Casino di lana. No, regà. Oh my god. No, oh regà. My god, è bellissimo. Oh my god. Ma com'è? Look at that butt. È bellissimo. Oh, ma sei venuto da qualche parte? Look at that secondo butt. Non credo. Cosa? Non vi stavo ascoltando. Ma cosa stai dicendo? Stavo cantando. Dai, dai, ma dove stai andando? No, ho provato a rimanere vivo. Oh mio Dio. Aspetta, ma oh mio Dio. Oh mio Dio, no! Zucco, no? Sì. È facile? No. Non è difficilissimo, Perché ella, la Madonna. Alla fine. Ah, ma ci si butta di lì, non ci si butta da davanti, ok? E beh, il buco è lì, Marci. No, lo so, ma magari con uno slancio viene più comodo. Allora, mi fa entrare. Sì. Grazie. Oh my god. Oh mio Dio. Sì, sì, ce l'ho fatto. L'hai fatto? Sì, io sì, non, sì. Non so come si fa, io raga. Raga, cioè, allora, dopo c'è l'unico livello che per sbaglio ho provato e che non sono mai riuscito a fare neanche dopo due tentativi. Perfetto. Dai, Marci, ti stiamo attendendo con... trepidante attesa. Okay, eccolo. No, ma non era difficile, scusate, raga. No, raga, dai, questo primo livello di The Cave. Questa puntata è facile. Questo qui non sono mai riuscito a fare. L'ho provato una The volta Cave. Così a caso. Come il gioco? The Cave. Andiamo. Purtroppo io devo rimanere in survival. No, raga, l'ho fatto il primo colpo! L'ho fatto il primo. Te lo giuro. L'ho fatto il primo colpo. Almeno ce lo fai provare. Te lo giuro. Oh mio Dio, l'ho fatto il primo colpo anch'io. Raga, la smettete? Ho fatto un colpo! Io no. No, raga. Serio, è facile. No, raga, c'ho il boost. Ok, ho trovato la... Boom. Aia. Anch'io lo voglio il trofeo. Ma perché tutti potete prenderlo due volte? Vabbè, è facile, è facile, l'ho fatto. Ah, ma ecco perché ce l'avete tutti di più. Io pensavo che era una alla volta. Ah, c'è jump boost per prendere il trofeo. Vabbè, Shalla. Vabbè, non mi interessa. Andiamo. Spodermin, che cazzo cos'è? È Spodermin? Spodermin. Ma dove siete? Spider-Man. Già che mi fai settare lo spawn penso male, I colori sono molto Spider-Man. Cos'è che bisogna fare? Leggiamo un attimo qui. Vai. Spodermin, il cugino di Spider-Man, è in pericolo. Tuo cugino Dottor Rock. Cosa c'entra Dottor Rock? Ah, ma è un altro, vabbè. L'intera città di New York è nel terrore. Il tuo lavoro è quello di distruggere Dottor Rock e salvare la città di New York. Tuo cugino Spider-Man è già lì fuori che sta combattendo. Quindi noi siamo Spodermin e siamo il cugino di Spider-Man. Ho capito, raga, ma... Sento troppo Spodermin oggi. Supereroe. Oddio, no, raga, no. Sei volato via, Marci, aiuto. E sono vivo adesso, come faccio? Scusa, non ho capito. Come fai a essere vivo? Eccolo! È morto. Figa. World Famous. Ma cosa che c'è lì sopra, ragazzi? Ma no, dobbiamo prendere il jump boost e salire, raga, mi sa. Forza. Ah, ma bisogna andare sulle ragnatele, forse. Eh sì, Ma dove le vedi? Io provo a fare... Boom! Okay, sì, sono lì. Andato sopra l'edificio. Io lì pensavo. Ah no! No, l'ho mancato! No. Oddio, sono qua. Di là ci sono delle ragnatele, sì, ma... Tipo le Valiste Bibi. Come fai ad arrivarci? Qua c'è l'altro jump. Ah, ok, dobbiamo continuare a salire. Dobbiamo andare su. È fighissimo sto livello. Solo io muoio, è come una piedra. Dove bisogna andare? No, non di lì, vabbè, secondo me. Ecco, colpa mia. Secondo me è sopra la... Là. Dove? Nell'altro edificio proprio. Ragazzi, mi aspettate. Non vedi, il sono boost, sola. Quindi, vai. Boom! Non ho saltato. Sono morto male. Vabbè, anch'io non sono saltato. Ma cos'è? Perché il jump boost ti... Non è un attimo male. Eh sì. Non ce l'avete fatto. Ce l'ho fatta. Devi saltare all'ultimo. Sfruttare tutto il tempo che hai. Ok, sì, ce l'ho fatta io. Okay. No. Ah, è ancora laggiù. Guarda lì che salta. Sto morendo là. Una supereroina. Qui mi sa che...
Ma questo sarà qui... tipo Secondo me qui dobbiamo salire su. Comunque questo livello è bellissimo. Eh sì. No, no, guarda, sopra. Dai. Sì. Ah no, Eren, guarda. Okay. Guarda, là sopra. Là sopra. No, secondo me qua sopra e poi da là ci butteremo. E prova. Non so, io... Come siete arrivati lì, scusate? Ah, di qua. Oh, ma è altissimo. È lì. Una ragnatela su. Mamma mia. Era altissimo il salto, occhio. Però no, è facile, è facile. Guarda le ragnatele qua, Marci. Ok. Marti, ci sei? Un attimo. È tosto, eh. Oddio. Ecco, guarda qui. È bellissimo. Guarda, più indietro. Okay. Ce l'ho fatto. Dobbiamo fare un mini parkour. Guardate. Che bello. Com'è che ci chiamavamo? Non mi ricordo più. Spoderman. Che nome l'ha? Ma che è quello? Ma che cazzo è quello, nemico? Beh, c'è Richard Benson che ci guarda. Oddio, Richard Benson! Cosa sta succedendo? Qui dove bisogna andare, regà? Questo... Qua c'è un'altra gradino. Spoderman. Quanto sei brutto, Spoderman. Form up viewing purpose. Quindi, sicuramente... Bisogna fare qualcosa. Cos'è che ce l'ha scritto che non ho capito? Per guardare la mappa? Sì. Ah, ok. Ma qui non serve a niente sta cosa, regà. C'è una zona panoramica. Vedi, sì. No, oh, mi sento molto Spoderman adesso. Aspetta. Sì, sì. Ma io mi sento più King Kong a salire fin qua. Anche. No, ma guardate che laggiù c'erano delle ragnatele, le vedete? No, infatti stiamo sbagliando strada comunque. Dobbiamo cercare una pressure plate da qualche parte. Mi chiamo Muoio. Eccola! Dove siete? E qui, ragazzi. E dove bisogna andare? Mi sembra di là. Lì avevo visto delle ragnatele in piano in le scale, perché sennò ci crepo. Aia. Esatto. Vai! Ma mi cacchi è andato! Quanto in alto! C'è uno slime block! No, sì! Ciao, raga, ho visto tutti i livelli dall'alto. Ma come quello slime block? Mica dovete prendere uno slime block lontanissimo. No, non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta proprio. È lunghissimo sto livello. No, raga, mi sparo. No, cioè, morire lì però è una rottura di scatole, dai. Non è così difficile qui. Vedi, questa è una cagata da fare. Sì, ma fino adesso... Poi arrivi lì, muori, però ci metti ogni volta 3 anni. Sì. Sarà così sto livello. No, sto cercando di fare il verso per ricordarmelo, però no, ho sbagliato strada, che smatti. Ok, io ci sono di nuovo qua, però non so cosa devo fare. No, raga, non l'ho preso. Non l'ho preso di un blocco, non l'ho preso. È veramente infattibile. Vai. No! Anch'io. È caduto sulla piattaforma, ma quasi lì, morto. Quasi lì io sono arrivato. Io sono morto sulla piattaforma. Da cieli sono arredati dentro, Oddio, è rimbalzato! Vai! Sì, ce l'ho fatta! No, raga, io ho sbagliato. Mamma mia. No. Niente spam point, scommetto. No, non possiamo più metterlo. Se l'ha fatto lei, è giusto che si rifaccia. Che palle, figa, ci metteremo una vita a tornare lì ogni volta. Sì, tanto Martina muore dopo, non è che dici. No, infatti. Dai. Adesso no, morirà. Dai. Io ho paura. Era, mi puoi andare avanti da solo. Aspetti là in alto, così voglio vedere un attimino come lo prendi in velocità. Oddio. Sai che sei in pirla, No! Quanto godo. Spawn point. mi sa che quello. Io metto. No, Marte, lo mettiamo lo spawn point. Cosa dite? Dai, aspetta, l'ultima volta ci arrivo, dai. E arriviamo lì, lo mettiamo. Arriviamo lì, lo mettiamo. Mi sembra giusto. Quando si arriva, la te sei già lì, quindi. No, sto arrivando adesso, raga. Sono arrivato sul Palazzo Grande. Bene, dai, quando arriviamo lì adesso, ci mettiamo lo spawn point. Se no, ci mettiamo una vita. Sì, veramente. Spero siate d'accordo voi, subscribers. Però... Ma penso che lo siano, perché se no, si beccano tutto un video così. di scalare un palazzo. Ma no, ma non è. Cioè, boh, dove ho sbagliato io non era difficile. Però sono stupido. Quindi sono ok. Stupido. Adesso arrivo anch'io e poi me lo setto. La rivatina se lo setta. Ma è difficile, Marti? No, ma dopo non era difficile, però io ho sbagliato. Ma non ci arrivo, non ci arrivo allora, io. Lo setto qui. Ma no, mettilo, io l'ho messo in alto. Sì, sì, sono dietro la pressure. Ah, non ti vedevo per quello. Lo metto ragazzi, avevo il controllo attaccato. Ma che è set spawn point? No, spawn point.
Sì, perché una volta che capisci quando saltare, cioè il margine, e molli i control, sei a posto. Ciao. Ciao Marci, visto, è facile. Sì, non è difficile, non è difficile. Però, boh, cerchiamo di... Qua dove bisogna andare? Qua, Marti? Aspetta. Vediamo cosa mi dà. Jump boost. No, dai, perché? Sono non morto. È in cima. Eh sì, in cima per forza. Immaginavo. C'è qualcosa sì, da... Sì, sì, sì. Cioè, c'è una sorta di ponte. C'è un'altra pressure. Oddio, raga. E devo vedere l'effetto che mi dà. Resistenza ti dà. Dobbiamo scendere da qui. Marci. Dobbiamo scendere, sì. Sì, vai. Boom. Ti prego. No, raga. Sono rimbalzata, ma non ho preso le ragnatele. No, ho capito. Sì, l'ho capito. Là c'è uno slime block là. E poi dobbiamo saltare sull'edificio della Pepsi Cola, tra l'altro, che non è colpa nostra. No, è qua, ok, ce l'ho fatta. Ho mezzo cuore! Mezzo cuore! Madonna, ragazzi. Sull'albero, Eren, sull'albero. Ce la fai? Occhio che io sono arrivato con mezzo cuore. Sì. Sì, sapete vabbè. Cosa? Poi ci giviamo delle pozioni di salute istantanea. O la mela d'oro. Perdiamo tempo. La mela d'oro conviene. No, la mela d'oro no, perché... Eh no, ci do resistenza. Sì, dai, giviamoci quelle. L'instant healy, come che si chiama. Te le do io, Marti. Quanti cuori hai perso tu, Eren? Oh no, ragazzi. No, Eren, non mi... No, Marti, non mi far preoccupare, ti prego. Io okay, mi sto preoccupando tantissimo, invece. Cosa sta succedendo? Aspetta, no, Eren, che c'è... No, tutto. No, ragazzi, no. No, splash. Ma voi okay. Avete messo qualche altro spawn point? No, e io lo metterei sopra però. No, minchia, qua è un casino. Provo, no. Ma è difficile, ce l'ho fatta comunque. Sì! Sì! Oddio! Io ragazzi ve lo dico, lo metterei qua sopra lo spawn point però. Come fai okay, a arrivare? Ci sono. Lo mettiamo qui ragazzi, siete tutti d'accordo? Va bene. Dai, cos'è meno... Ah, ma qua è invisibile? No. Sgamato subito. sì, anche io lo sto dicendo perché è arrivata Marti. Qui lo metti? Ok, metto anch'io. Sì, beh, uguale. No, raga, dobbiamo stare qua sopra, sicuro. Ma dov'è che le avete viste le scale voi? Sulla testa del tipo. Ma ce le potevi vedere anche da dove ero arrivata io, no? No, raga, sono sulla testa del tipo io. Ma non va bene qua dove sono io. Là ci sono delle scale e poi là sopra c'è qualcos'altro. Oddio! Sì! Sì, ragazzi, sì! Aspetta. Sopra la testa del tipo. Qua non andare. Ci sono arrivato io. Va bene, si rifà. Aspetta, forse trovo il trofeo. No, dimmi che è il trofeo. Sì, ho trovato il trofeo. Ho pestolato la testa. Mamma grazie. Mia, che livello, ragazzi. Che livello. Bello, bello. Ok, ce l'ho fatto. È stato semplicissimo. Ragazzi, però... manca l'ultimo due. Lungo. Altri Ballad due? Of Frank. Rage Warding. No, Rage Warding, no. La ballata di Frank. Warning, do not venture forward without the sign. Io ho paurissima. Read them all and the truth will align. Quindi lui praticamente ci dice di leggere tutto. Allora, settiamoci lo spawn. Ci dice di leggere tutto. Sì, infatti, settiamoci lo spawn qui, raga. E di non andare se non ci sono i cartelli, in poche parole, ok. Spawn point. Ok, leggiamo okay. Tutti i cartelli, dunque. Questa è la storia di un esploratore di nome di uno Frank. Uno di noi. Te lo dico io, allora, Frank stava cercando il più grande tesoro mai scoperto, anzi mai registrato. È stato detto che questo tesoro era perso nelle caverne di Titin, che non so sì, che Titin sarà un nome proprio generico. È un nome, però il tesoro è maledetto praticamente, quindi chiunque trova il tesoro perduto avrà una maledizione pirata eterna castata su di esso, su di sé, diciamo. Vabbè, la maledizione della prima luna, piratti dei Caraibi, abbiamo capito. E allora possiamo andare avanti. Queste caverne sono pericolose, non sono per i deboli. Esplorare tutte le caverne... Ma raga, ma noi siamo i mai deboli. Ciò che è successo a Frank, sì, noi siamo i mai deboli, quindi ce ne sbattiamo. Andiamo. Grazie, ragazzi, fatto un favore. Frank, migliori saranno le chance di sopravvivere in queste caverne, quindi dobbiamo leggerli i cartelli. Allora, ha detto che lui usava praticamente degli attrezzi in wood, in spruce. In legno. Sì, vabbè. No, regà, vabbè. No, ma dai, è un labirinto. Andiamo no. A sinistra, andiamo vabbè, a sinistra. Vabbè, io vado dritto, allora. Io vado a sinistra. E io? E tu a destra. Ah, ok. Raga, c'è un altro. In fondo c'è qualcosa. Ok, io ho trovato qualcosa. Il cartello. Perché questo corpo è così pesante? Era vicino al tesoro. L'avevo visto. Ho trovato le caverne.
Io sto salendo una lunga, ma io non vedo niente. Io sto scendendo. Raga, non io non capisco niente. In realtà, sto salendo o sto scendendo? Come sono le torce? Verso no, qua non c'è nulla. Sto salendo, è un casino. Boh, un'altra porta. So. Che cazzo? Rispettare la tomba. No, dai. Raga, non qui vedo niente. Giace Chester Copperpot. Ho trovato una tomba. Io ho trovato 4, 8, 15, 16, 23, 42. Non so cosa sia. Raga, spero che abbia registrato tutto audio perché mi ha finito lo spazio. Boh, segnati i numeri, magari servono. Qua, 4, 8, 15, 16, 32. Che buggata. Ma raga, ma dove si va? Ma non si capisce. Ma Marci, non lo so, smettila di chiederlo. Non si capisce niente. Ho trovato un'altra. Una. Oddio, quanto è creepy sta cosa. C'è una porta. Guarda dietro di te. Guardate, c'è una porta no, sul che nulla. Paura. E c'è il codice. Ah, il codice di Marci. L'hai scritto in Marci, chat, sì. Codice da raga, sono finito. Trophy. Trophy. No, you trophy. Should have learned the E by now. It's now going to by the easy. Che cazzo? Che cazzo stai dicendo? Ma non lo sta so. Sta parlando oramai con Tico. Ma non si capisce. Oh, Eren, io sto dove Marci segue. Ok, seguitemi. Segui Marci. Qua a sinistra, Marci. No. Lo so. Qua, si raccomando. Aspetta. Hai qualche indizio? Per fare la scelta giusta? Scegli, ma scegli saggiamente. Ci hai pensato abbastanza? Sì, quindi è questo. Allora, ma che cazzo? Io ho provato a schiacciare il quarto blocco qua sotto. Qua sotto, ok? Oh, ma mettila la luce, mettila la luce. Tanto per vedere meglio. Ecco, grazie. Io ho una supposizione che ognuno di questi valga diverso. C'è un codice basato sul colore del legno. Anche. Bravo. Vedete? Quello che dico anch'io. Secondo me la giungla vale 1, la caccia 2. Però devi. Aspetta, Aaron, devi contare il fatto che c'è anche il bottone diverso. Proviamoli tutti. Ok. Dobbiamo azzeccare il primo. Adesso ci moriamo tutti. La volta dopo si entra uno alla volta. Iniziamo dalla sinistra, in alto a sinistra. Vado io. E li premiamo tutti. È sbagliato, okay. Ovviamente. E si muore. Minchia, ma è immediata la cosa. Minchia, raga, io perdo una mano. Io sto perdendo troppi. I'm gonna swing, non ce la farai mai. Oddio, giusto. Aspetta, l'hai azzeccato? Quello sì. Di le spruce, allora, vero? Spawn point. Ma regà, ma siamo dei coglioni. No, qual è? E quello. Qual è? No, aspetta. Sì, giusto. Oddio, quale cazzo ho schiacciato? Lo spruce. Il quinto. No, sì, ah, no, sì. Ah, ma ne basta uno per passare. No, ma me le frego perché mi servono. Sì, vabbè, scusa. Allora, lascio stare che le sta togliendo tutte. No, vabbè, comunque le lascio no, qua. Eccolo. Ecco, nei livelli non si possono usare comunque, cioè. Vabbè, è solo per ogni tanto che è buio. Per necessità video. Grazie a Dio, regà, grazie a Dio. Void Madness. Quindi, la pazzia del vuoto. Set spawn wow. Point. Mm-hmm. Iniziamo bene. No, già regà. Che mi fai settare lo spawn point. No, regà. No, regà. Cos'è? Cosa c'è qui? Venite, cosa dove c'è? Siete? Ah, va. Non vedo niente. Che cazzo c'è lì? Oddio! Ma che. Ma no! No! Cos'è? Ma va nel vuoto. Fine. Eh? Hai visto? Vabbè, perché io sono morto? Ma non lo faccio, regà. Devi buttare nel vuoto. Dopo. È bello quello dopo. Oh, ok, ne ho fatti due. No, raga, mi fa malissimo gli occhi. Ne ho fatti tre. Ce ne sono quattro almeno. Oh mamma. Ma il quarto. Non capisco niente. Quinto. No, raga. Sono al quarto. Dove si va? Cazzo, no. No, dai. No. Quanto è lungo. No, dai, dopo quattro che. Chi è che sta cadendo ancora? No, nell'acqua, raga. C'era l'acqua. Era l'ultimo. No, c'era l'acqua, sono caduto nell'acqua, mi ha ammazzato. Come c'era l'acqua? Ma come? Sì, al quarto. No, è il quinto quello, boh. No, ma io sono davantissimo. Cioè, vedo che Noia è sotto di me. Perché sono morta lì? Meno male che sei morta e non riuscivo a cadere. Dai, non vale. Ok, due li ho fatti. Merda. Raga, non si capisce niente. No, raga, ma non si capisce niente. Ma che trip! Ma sono fatti. Oh, madonna. No, allora, ma muoio il primo, ma va. Toglietemi 50 morti perché zio Pedro. Quando spawni il quinto, devi subito spostarti di lato. Non devi passare nel buco. E io posso passare nel buco prima.
E no, non devi passare nel buco. Non serve a niente. Di lato, ok. Sì, di lato. O nell'angolo, insomma. Porca troia, il quarto! Mamma mia, oh. Ma non è così impossibile il quarto? Ciao! Sì! Sì, Eren! Sì! Sei qui? Ciao, sono dentro di te. Oh, ciao! Il lato, Tina, il lato! L'hai fatto? Sì, Marty! Shift e vieni fino sì, qui. Ma... No, 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 no! Oddio, no, oddio, sali, oddio! Sali! Oh! Te l'ho detto, shift! Ti ho visto per terra, Marty. Mamma mia. Stavo cadendo giù! Madonna, mi è venuto un infarto. Sono finiti quelli allora, easy, c'è il trofeo. Via. E poi... No, perché mi hai dati due? Ah. Che palle, via. Oh, abbiamo finito quelli easy. Fatta. Abbiamo finito i easy, sono stati semplici. Insomma. Vedremo insomma. I difficili nella prossima puntata. Ehi, ma per qua, qua c'è ragazzi, AB? Ragazzi. Ah, non so chi l'ha messa la AB. Di certo non io. Conoscete un AB voi? È un ebete. Ebete. Ragazzi, ci vediamo vai nella prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao! Ciao a tutti. Ciao. Un'ora e 11 minuti.